capitano, è andata come doveva andare, sono arrivati i due punti che vi garantiscono l'accesso ai playoff, vi garantiscono il quinto posto senza guardare a quello che succede sugli altri campi. Ti chiedo subito, che emozione è stata questa sera? Guarda, è stata un'emozione grandissima, anche perché non è stata una partita semplice la nostra. Comunque Mugnano è venuto qua a fare una partita dura, maschia, come è abituato a fare, quindi ci ha messo anche in serie difficoltà, però alla fine noi abbiamo vinto, era l'obiettivo prefissato in queste ultime 5 partite, cioè quella di vincere tutte e 5. Ci siamo riusciti, siamo in playoff e siamo contentissimi. Nella partita più importante della stagione, o quantomeno nella partita che decideva le sorti di un'intera stagione, avete messo in atto una fase difensiva che, concedimi di definire mostruosa, avete più volte costretto Mugnano ad arrivare oltre il limite dei 24 secondi per andare al tiro riconquistando il possesso. Sì, noi in allenamento durante la settimana abbiamo lavorato molto sulla fase difensiva, perché sapevamo che Mugnano è un'ottima squadra, soprattutto di talento offensivo, quindi per poter far sì che la partita potesse venire dalla nostra parte dovevamo difendere ma duramente, come abbiamo fatto per buon parte della gara, soprattutto poi questo modo ci serve per poi affrontare i playoff in futuro. Oltre alla fase difensiva avete messo in atto anche un ottimo attacco. Ricordiamo che stasera affrontavate la squadra che, a parte Cetri, aveva subito meno punti nel corso delle prime 29 giornate, quindi una prova importante anche in attacco da parte vostra. Guarda, come ti ho detto prima, Mugnano è una squadra ostica, dura, è difficile giocarci contro, difendono tanto, infatti loro sono la seconda miglior difesa, come hai detto tu, però noi stasera abbiamo dato il 110% perché volevamo vincere, volevamo portare i playoff a Bellizzi, quindi abbiamo fatto una partita ottima. Dobbiamo ancora lavorare su qualcosa per approfittare dei playoff e poi siamo sulla buona strada. Ai nastri di partenza di questo campionato vi presentavate come una matricola, come una neopromossa, avete dimostrato di essere in grado di giocarvela con tutte, ricordo una su tutte la vittoria casalinga contro Cetri. Che emozione è stata tutta questa stagione, oltre la serata di questa sera? Quanto vale questo obiettivo raggiunto? Quanto valgono questi playoff? Guarda, noi abbiamo iniziato il 21 agosto, quindi sto parlando un po' di tempo fa, con l'intenzione di raggiungere i playoff, questo era l'obiettivo e ci siamo riusciti. Nell'arco dell'anno, più andavamo avanti più siamo diventati squadra, più siamo diventati un gruppo compatto che ragionava e andava con un'unica testa. Abbiamo messo sotto varie squadre che ci facevano in classifica, è stata un'emozione grande tutto, soprattutto questa annata è stata, dico, quasi perfetta, perché l'obiettivo era quello. Ora vediamo cosa fare durante i playoff. Cosa ti aspetti da questi playoff? Io mi aspetto tanto, sinceramente, non abbiamo niente in meno a nessuno, ce la giochiamo, siamo ultimi o quarti, dipende dagli altri scontri, giochiamo a viso aperto contro nessuno, senza aver paura di nessuno, mettendo quello che sappiamo fare noi e quello che abbiamo fatto quest'anno. Sei in questa società da tanti anni, hai vissuto il percorso di crescita della Basket Bellizzi, un percorso che trova il culmine proprio questa sera con l'approdo ai playoff. Da parte tua c'è anche una soddisfazione in questo senso, di aver contribuito in questo percorso di crescita della società? Assolutamente, io sto qua, questo è il quinto anno, ho creduto fortemente nel presidente Nicola Pellegrino e in Fabio Scannapiego, nel settore sportivo, in quello che erano i loro progetti. Sto benissimo in questa società, sono stato accolto come meglio che non si poteva, e questa di stasera è stato, oltre alla vittoria del campionato l'anno scorso, un grande obiettivo per il futuro e per soprattutto quello che loro vorranno fare in futuro. Quindi va benissimo così, ora guardiamo questi playoff e ci giochiamo senza niente da togliere.